Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. In questa puntata faremo l'unboxing della staffa DSLR della telecamera, che praticamente sarebbe un convertitore, chiamiamolo così, di un attacco a vite, quindi ad esempio sulle telecamere handycam, cioè questo tipo di attacco, a farlo diventare un attacco hot, praticamente questo quadrato qui, che si trova praticamente su tutte le attrezzature audio e video, questo qui praticamente. E questo l'abbiamo acquistato perché ovviamente magari avete come me una telecamera semi professionale come questa che sto usando, oppure questa, ma c'è un problema che praticamente non abbia questi supporti, infatti molte volte è sconveniente, non so neanche perché non inseriscono, vabbè. Comunque, andiamo ad aprire il nostro pacco, che è ben sigillato, devo dire, e a quanto ho capito viene dagli Stati Uniti, United Kingdom, dovrebbe essere. Allora, l'interno è molto imbottito, infatti come vedete è imbottito con questi sorta di pop-pop. Qua c'è la ricevuta, questa è la nostra staffa DSLR, che praticamente ho scoperto pure che si può collegare sul cavalletto, cosa che non avevo notato. Comunque andiamo ad aprirla. Dovrebbe essere in metallo come staffa. Eccola qui. Sì, è in metallo, è ottimo, a parte i contatti qua che sembrano fatti più in plastica che in metallo. Però proviamo a vedere. Sì, ci entra a pennello, calza a pennello più che altro. Andiamo ad agganciare il nostro microfono. Vediamo come sta. Cioè, andiamo ad agganciare più che altro la nostra telecamera, che devo dire che ha un supporto veramente valido. Guardate un po' voi. È molto pulito, diciamo, anche se è un po' troppo lungo il microfono. Però, a parte quello, devo dire che è molto... Ah, però c'è un piccolo inconveniente. Guardate, ragazzi, non passa lo schermo, quello sì, quindi bisogna per primo fare questa cosa, quindi già aprirlo da prima, dopo impostare lo schermo e dopo inserire la staffa, anche perché sennò non funzionerebbe. Però basterebbe solo fargli fare un giro completo così, ecco qua, adesso dovrebbe andare senza problemi. Quindi si può installare anche benissimo un faretto. Anche questo di luce va bene. Proviamolo. Vediamo un secondo com'è. Andiamo ad installarlo. Ecco qui. E chiudiamo. Ok, perfetto, dai. Devo dire che, allora, innanzitutto il faretto regge, ma soprattutto la staffa regge, quindi senza problemi. Vabbè. Questa era l'unboxing di questa staffa. Io vi ringrazio per aver visualizzato questo video e ci rivediamo alla prossima puntata da Computer Museo. Ciao!